Cittadini e istituzioni vogliono maggiori certezze. Il distretto sociosanitario di Ales e Terralba è in difficoltà e i disagi sono reali. Se ne è parlato nel corso della riunione dei sindaci del distretto. Erano presenti il direttore generale dell'azienda sanitaria, Angelo Maria Serusi, il coordinatore dell'ufficio per l'integrazione ospedale e territorio e il direttore del distretto sociosanitario, Andrea Paolo Floris. A partire dal mese di gennaio prossimo saranno 4-5 i medici di base che andranno in pensione, lasciando scoperto il nostro territorio. Stiamo affrontando e cercando di risolvere tutti i problemi, ma riteniamo che sia finito il tempo della tesi. Se non avremo riscontri tra breve su quanto richiesto, andremo direttamente a Cagliari, in assessorato alla sanità, ha evidenziato il presidente del distretto e sindaco di Ales, Francesco Mereu. Il direttore generale della ASL, Angelo Maria Serusi, ha dichiarato che sono stati pubblicati i bandi per l'affidamento degli incarichi ai medici di famiglia e ai pediatri. All'interno del Partito Democratico tiene banco la richiesta di un ravvedimento sulla designazione di Alessandra Todde alla guida della coalizione del centro-sinistra per le prossime elezioni regionali. Non solo il fatto che l'ex governatore Renato Soru ha annunciato l'uscita dal Partito Democratico e la decisione con il suo progetto Sardegna di candidarsi alle regionali, ma ora le differenziazioni si estendono e una trentina di dirigenti hanno sottoscritto un lungo documento nel quale la richiesta è quella di percorrere tutte le strade possibili per ricompattare il centro-sinistra e presentarsi con un solo candidato alle prossime elezioni regionali. Chiara la messa in discussione del metodo con il quale è calata la designazione di Alessandra Todde, la richiesta di un ravvedimento per trovare anche altre soluzioni, adottando, è detto nel documento, strumenti di partecipazione e condivisione democratica sulla scelta del candidato alla presidenza. Non è detto, ma è chiaro il riferimento alle primarie che i 5 Stelle, principale alleato del Partito Democratico, respinge con forza, volute invece da Renato Soru, che doveva avere stamane un faccia a faccia con Alessandra Todde, che è poi saltato. L'incontro doveva svolgersi a casa di Renato Soru, che poi ha improvvisato una conferenza stampa all'Hotel Regina Margherita di Cagliari, nella quale ha ribadito di essere sempre aperto ad una consultazione popolare, cioè primarie, o altre forme di consultazione popolare che portino alla indicazione del leader per guidare la cordata. Alessandra Todde ha ribadito di non aver accolto l'invito ad un confronto pubblico che può riguardare solo avversari e che gli spiragli per ricucire il dialogo ci sono sempre. Io, ha concluso, sono una persona aperta al dialogo, non alle prove muscolari. Intanto lunedì prossimo a Duristano si riunisce la direzione regionale del Partito Democratico, dove rimbalzerà il contenuto del documento, tra gli altri sottoscritto da Maria Ovino, segretaria provinciale del PD, da Roberto Martani, segretario cittadino, e da Giuseppe Ovino, consigliere comunale di Oristano. Nel variegato scenario politico regionale irrompe anche il sindaco di Quartu, Graziano Milia, che il prossimo 7 dicembre a Cagliari presenterà Rinascita Sardegna, movimento aperto anche a chi ha altre tessere, ma non si presenterà, ha precisato, alle elezioni regionali. Chiediamo un'audizione da parte della Commissione Sanità del Consiglio regionale per far fronte all'emergenza scaturita dalla recente delibera della Giunta sui requisiti di accreditamento della Regione Sardegna delle strutture riabilitative, secondo cui bisognerebbe licenziare il 65% del personale sotto contratto a tempo indeterminato per sostituirlo con lavoratori in possesso di nuovi titoli professionali. Così in una nota la presidente del coordinamento delle comunità terapeutiche della Sardegna, Giovanna Grillo. Nelle nostre strutture lavorano circa 100 educatori in possesso della laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Inoltre, come molte volte ribadito in via formale e informale all'assessorato regionale competente, non c'è in Sardegna un numero sufficiente di educatori professionali sanitari per la sostituzione richiesta. Questa politica non ascolta più nessuno, aggiunge Giovanna Grillo. Non solo, dimostra di non conoscere o comunque non applicare
le leggi vigenti. È un fatto gravissimo, soprattutto se si pensa che le comunità sono l'espressione della partecipazione democratica ad un processo sociale delicatissimo. Sempre meglio che il nulla per quanto riguarda un'infrastruttura come l'aeroporto, che a livello locale una classe politica inadeguata aveva sepolto sotto una caterva di debiti, decretando la fine di un'esperienza gestionale che aveva fallito, spianando la strada all'ingresso di privati operatori. Ma la riattivazione dello scalo per qualsiasi tipo di attività non è cosa semplice, dalla scuola di volo, ipotizzata nel giugno scorso dall'assessore regionale all'industria Anita Pili, alle altre prefigurate nel passato, ma tutte ritenute non fattibili. Ora, una recente visita ad Oristano dell'assessore sardista della regione sarda Antonio Moro, che ha incontrato il sindaco Massimiliano Sanna e gli assessori Ivano Cucco e Simone Prevete del suo stesso partito, è servito a ribadire l'esigenza di un rilancio resuscitando le componenti societarie del passato, quindi della Sogeaur, provincia, comune, camera di commercio, SFIRS e consorzio industriale, l'unico in salute finanziaria che potrebbe garantire il rilancio di Fenosu, così come avviene nello scalo di Tortolì. Prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani al centro del protocollo d'intesa firmato dal prefetto di Oristano Salvatore Angeli e dal sindaco Massimiliano Sanna. La firma segna il via libera al progetto Non farti beffare 2.0, con al centro una campagna di informazione. Tra le iniziative previste, finanziate con le risorse del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell'Interno, una serie di attività di sensibilizzazione e informazione sui possibili comportamenti di autoprotezione da adottare nella vita quotidiana per scongiurare eventuali situazioni di rischio, diffusione di brochure, volantine e vademecum, ma anche realizzazione di incontri frontali nei luoghi di aggregazione degli anziani. Il prefetto Angeli ha sottolineato la peculiare valenza del progetto, che intende fornire forme individuali di tutela e rendere le persone sempre più consapevoli del rischio e metterle quindi in grado di evitarlo, sventarlo in modo efficace, e ha espresso soddisfazione per l'ulteriore passo avanti nell'ottica della sicurezza della cittadinanza. Il protocollo d'intesa conferma l'impegno del Comune e della Prefettura sui temi di rilevanza sociale per la nostra comunità, ha spiegato il sindaco Sanna. Già negli anni passati erano stati sottoscritti importanti documenti di collaborazione come il Patto per la Sicurezza Urbana. Questa volta l'attenzione si sofferma sugli anziani, che risultano sempre più esposti al fenomeno delle truffe, che intendiamo fronteggiare attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione. Lunedì 13 novembre, raccolta straordinaria di sangue presso il CAIP di Abbasanta. Sono in tutto 29 le sacche di sangue raccolte. Hanno donato gli allievi del centro di addestramento, soprattutto sardi, ma con una buona componente anche di siciliani. Questi allievi andranno via a dicembre, a gennaio ne arriveranno altri, che andremo a trovare secondo la loro disponibilità, ha affermato il dottor Murgia. Ringraziamo la Polizia di Stato per la loro costante collaborazione e sensibilità. Roberto Pietro Santi, responsabile del CAIP, ha aggiunto: la Polizia di Stato è da sempre attenta all'emergenza sangue in tutta Italia e anche in Sardegna. Grazie alla nostra associazione, Donatori Nati, Polizia di Stato, alla ASL d'Oristano e all'Avis, abbiamo organizzato questa giornata per dare il nostro contributo per soddisfare il continuo fabbisogno di sangue in tutti gli ospedali dell'isola, ma anche per le trasfusioni dei malati di talassemia, patologia con un'alta incidenza, soprattutto in Sardegna. Sono tre le autovetture coinvolte nell'incidente stradale avvenuto stamattina al chilometro 109 della strada statale 131. Allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco d'Oristano, che ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Abbasanta. Quest'ultima ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Due dei tre conducenti sono stati affidati alle cure del servizio sanitario, intervenuto con due autoambulanze e trasportati all'ospedale di Oristano. Sul posto anche Polizia Stradale e ANAS per quanto di loro competenza. L'assessore dell'industria Anita Pili ha preso parte questa mattina all'assemblea pubblica di Elettricità Futura nella capitale.
È necessario, ha affermato l'assessore Pili nel corso del suo intervento in qualità di coordinatrice della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, avere un quadro normativo certo e definito in materia di aree idonee al fine di consentire lo sviluppo degli investimenti nel nostro territorio. Occorre creare delle condizioni che siano al contempo ecosostenibili e performanti dal punto di vista energetico, che ci rendano competitivi. Locandine appese per i corridoi, ma anche brochure e materiale informativo distribuito ai pazienti e agli ospiti. Così l'ospedale San Martino d'Oristano ha scelto di aderire alla giornata europea dell'antibiotico, prevista sabato 18 novembre, e alla settimana europea dell'antibiotico, che durerà sino a venerdì 24 novembre. È fondamentale informare il cittadino sull'uso corretto degli antibiotici, ha spiegato la direzione medica di presidio dell'ospedale oristanese. In tutti i piani e corridoi dell'ospedale sono state già appese le locandine che ricordano la giornata europea dell'antibiotico. Distribuiremo da sabato invece ai pazienti, ai loro familiari, ma anche a tutti gli ospiti un opuscolo informativo sull'uso adeguato degli antibiotici che possono essere assunti solo su prescrizione medica. Ha concluso la direzione medica di presidio dell'ospedale. Il nostro obiettivo fondamentale rimane sempre la sicurezza del malato. Chi pianta un albero mette radici nel domani. All'insegna di questo slogan, il Comune d'Oristano organizza la Festa degli Alberi. L'appuntamento, su iniziativa dell'Assessorato dell'Ambiente ed Istituto Comprensivo 3, con la collaborazione di Forestas e del CIAS Aristanis, è per martedì 21 novembre alle ore 10 presso la scuola primaria di primo grado del Sacro Cuore. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla legge 10 del 2013 e nel rispetto della legge 113 del 1992, il Comune si unisce all'iniziativa Un Albero per ogni neonato, con una festa speciale presso la scuola primaria del Sacro Cuore, ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna. L'iniziativa simboleggia il legame indissolubile tra la nascita di un bambino e la crescita di un albero, entrambi simboli di vita, rigenerazione e speranza per il futuro. Ogni partecipante potrà assistere attivamente alla piantumazione di giovani alberi, contribuendo così a un gesto concreto per la salvaguardia del nostro pianeta.